Benvenuti a tutti ragazzi, sono Vernastri, eccoci qui di nuovo con... Porca puttana, è caduto il mondo, è caduto il mondo. Tutto è caduto, anche quello che non poteva cadere è caduto. Ok, allora siamo in mezzo all'evasione. Salve, salve signori, arrivederci, eh. È stato bello, mi sono divertito qua in prigione con voi, ma... Ok, noi evadiamo con calma. Datti una mossa, dobbiamo fare in fretta. Gente mortissima. Morta proprio tanto. Vabbè. Ah, non è che date un'arma anche a me. Nunca saldrás di aquí. Salve. Arrivederci. Questi uomini sono sadici. Stiamo facendo un favore al mondo. Ah, sì, sono d'accordo con te. Pistole? Ti servirà. Grazie, grazie. Molto gentile. Posso... E se ti sparo in testa? Abbastanza. Mi tornerà in mente. Apronto d'astras puertas. Hector, se lo fai, scoppierà una cazzo di rivolta. Esatto. Beh, c'ha anche ragione. Fai vicinosa. Mega evasione, quindi. Mi riparo. Ma tipo... C'è qualcosa qui? No? No, io do sempre un'occhiata perché... Perché sì. Ah, di nuovo un tutorialone. È apparsa gente. Vabbè, sono stato inutile, ma ok. Apriamo munizze. Ok, uno. Aspetta un attimo che... Ok. Non è proprio easy come cosa sparare. Devo prenderci un po' la mano. Ok. Scusi, non volevo, è stato un incidente. Ok, headshot. Le pistoline sono sempre state cose potentissime in Uncharted. Probabilmente il primo lo potevi solo finire di pistolina. Addirittura. Guarda che brave persone che ho intorno. Tutte che mi salvano. Merda. Ok, un colpo. Davvero, solo un colpo. Perfetto, ho anche sprecato l'unico colpo che avevo. Ricarichiamo. Piano, sta funzionando, vedi? Sono contento, dai. Allo, allo, Fe. E adesso? Ma anch'io voglio il mitra. Ok, non mi sento molto al sicuro comunque. Cosa? Perché? Fallo e basta. Merda, ci siamo. Ok, meno. Porca troia. Sì, sì. Sì, sta bene. È esploso solo tutto, ma dai. Fa niente. Allora. Nascondiamoci. No, non è vero, non ce ne possiamo nascondere. Aia! Aia, aia. Ok, mitrozzo. Ok, uno. E due. E siamo a posto. Prossimi. Aspetta, qua c'è qualcosa. No. Ok. Saltiamo. Ah, grazie, grazie. È stato molto gentile. Perché so che ci ammetteranno nel Q? So che ci ammetteranno nel Q. Non so perché, ma me lo sento. Ok. Così cambiamo spalla. Ci prendiamo questo? Noi proviamo un po' tutto. Ok, arma primaria, arma secondaria. Allora, operiamoci munizie finché possiamo. Muori. Morto. Muori. Gli ho preso la tibia. Aia.
Ok. Andata. Mega salto della vita. Recuperiamoci tutto. Samuel, al riparo. Ok, siamo pieni. Ah, non tiene molti colpi. Sì, dai. Chissà perché saremo più morti, secondo me. Secondo me saremo tipo più morti. Catroia. Sono messi in un posto di merda. Ok. Andiamo di pistolina aggressiva. Muori. Ok, quello è morto. Finito i colpi. Ok. Merda. Catroia. Allora, momento, che un attimo di panico. Ok, uno. Ok. Recuperiamoci munizze. Samuel, stai indietro. Sì, tranquillo. Esplode sempre tutto qua. Ok, dai, c'è anche l'evasione. Cosa vogliamo di più? Non prendo questo solo perché ci sono meno munizioni. C'è qualcosa dietro? No. Ok. Ah, la luce del sole, va che bello. Aia. Ok. No, torna. Cazzo, ha fatto un saltino in più. Vabbè. Non era voluta sta cosa. Ok. Come insegna Uncharted, qualsiasi cosa. Ok. Madò. Addirittura. Questa è proprio un'evasione in grande stile. No, però aspetta, senti. Ok. Grazie. Forza. Salto atletico. Amici, dove siete? Mi sono incastrato nel nulla. Aia, così cattivi. Ok. Figa sta parte dell'evasione. Io sono saltato così aggressivo. Ah, continuo a correre. E io continuo a correre. Tanto ci abbiamo il tizio col lanciarazzi, cosa volete che sia? Tutti che sparano per noi. E io salto. Quanta gente per salvare due persone? Quanta? Vada tranquillo. E si fugge così dalla prigione, dandogli fuoco. Detto in parole povere. Tieni, Samuel, bevi. Oh, no, sto bene. Non sono mai stato meglio. Prendi, sei disidratato. Forza, bevi. Grazie. Allora, che vuol fare Samuel Drake? Accidenti, vediamo. Farmi un bagno. Dormire in un vero letto. Claro. Magari trovare una bella donna che mi scaldi. Cercherò mio fratello. Mi sembra un buon inizio. Sì, certo. Quindi, quanto tempo ti servirà per recuperare il tesoro di Avery? Non lo so.
tornato negli Stati Uniti e riprendo le ricerche. Quanto? È difficile dirle prima di cominciare. Hai detto di sapere dov'è? Sì, certo, ok, ma senti, non è che Avery abbia lasciato una mappa con sopra una grossa X, ma ho degli ottimi indizi. In pratica ci sbattono fuori, ci picchiano. Ascolta, aspetta un attimo. Ehi, fermo! Tu mi gusta, Samuel. Ma soprattutto, ti ho creduto. Ecco perché tu sei qui. Posso trovarlo, ok? Mi serve assurdo del tempo. Dammi un cuscino. Vedi, il problema è che si stanno insinuando dei dubbi nella mia cabeza. Hector, ascoltami. Io lo troverò. Lo giuro. Quanto? 6 mesi. La gente è pigra. Tende sempre a chiedere più tempo del necessario. 3 mesi. 3 mesi è impossibile. 3 mesi. Metà del tesoro. Puoi farcela. Dillo. 3 mesi. Metà tesoro. Bueno. Se scappi, se provi a nascondere il tesoro, o se fai qualcosa di stupido come avvisare le autorità, lo scoprirò. Quando meno te lo aspetti, ti troverò. E a quel punto, non sarò così clemente da ucciderti. Ah, proprio ci aveva già fatto anche il taglietto gentile. Vieni. Forza. Ora, la città più vicina è a 10 km in quella direzione, verso l'alba. Da quanto non vedevamo un'alba all'aria aperta, eh? Vamos. Senti, una volta trovato, che faccio? Tranquillo. Quando verrà il momento, passerò a riscuotere. Buona suerte, Samuel. Grazie. Quindi Alcazar mi ha tirato fuori. Ed eccoci qui. Brutta storia. No, basta riprendere la pista che avevamo. Aspetta, pista? Sam, non c'è nessuna pista. Quando Rafe e io siamo fuggiti, lui ha speso il patrimonio di famiglia per il terreno della cattedrale di Sant'Isma. Abbiamo cercato per settimane, ma il tesoro di Avery non c'è. Ma questo non ha fermato Rafe. L'idiota ormai scava da anni, non ha ancora trovato nulla. Beh, non mi sorprende. Che vuoi dire? Sì, lo sai. Ho fatto anch'io qualche ricerca e... scommetto che Rafe questa non ce l'ha. È incredibile cosa si può trovare oggigiorno su internet. È solo la croce di Sant'Isma. Tu dici? La nostra era rotta e vuota, ricordi? Oh merda, questa è intatta. Avery ne realizzò più di una. E quindi ciò che mancava da quella di Panama? Molto probabilmente sarà dentro questa. Beh, d'accordo. Ma dove si trova? Oh, questo magnifico articolo sarà messo all'asta tra 3 giorni a Villa Rossi. A Villa Rossi? Sì, la conosci? Ovvio. E come penseresti di ottenere un invito per un'esclusiva e blindatissima asta del mercato nero? Ecco, serve necessariamente un invito per quello. Ok. E i soldi per superare tutte le offerte dei miliardari? Potrei anche ipotecare 2 volte la casa, ma non basterebbe neanche... Già, tu vuoi provare a rubarla, eh? No. Noi due... Oh, no. No, Sam, giuro, no, non posso, ho chiuso. Cosa? No, io non faccio più questo tipo di cose. Tra l'altro c'è un sacco di gente che è anche meglio preparata a gestire situazioni così. Tipo chi? Non saprei, tipo...
Chiunque? Charlie Cutter? No. Lui è no, il numero no, uno no, per questi lavori. Assolutamente no. Non affiderò a Charlie o a chiunque altro tu abbia in quella rubrica la mia vita, ok? Qui ho bisogno di te. Andiamo, Sam. Ci sarà un altro modo. Non col tempo che mi resta. E di certo non con Alcazar. Ciao tesoro, sono io. Sì, senti, non ci crederai mai. Jameson è appena entrato qui con i permessi. Sì. Lo so, ma... Beh, credo accetterò il lavoro in Malesia. E non si mente così spudoratamente, però. Vabbè, macchinucce. Di poco conto, lì, mi dicono. Vedi niente? Solo dei farabutti d'alto bordo con l'abito delle grandi occasioni. E ancora nessun segno di Sullivan. Beh, c'è ancora tempo. Sembra che il deposito sia nell'edificio dietro la villa. Da lì lo vedi? Si vede solo il tetto. Chissà cosa tengono nascosto lì dentro. Concentriamoci sulla croce di Avery, ok? Non lo so, non vuoi portare un regalino alla tua signora? Che caro. Non complichiamo tutto. Esatto, complicato. Sarebbe meno complicato se fossimo solo noi due. Sam. Siamo già dentro a quest'ora. Sì, ma correndo rischi. Ma hai pensato a un piano di riserva nel caso Sullivan ci dia buca? No, perché non lo farà. O se viene beccato? Sam. Conosce chi organizza l'asta. Conversa amabilmente con gli invitati, va di sopra, apre la finestra e siamo dentro. È un piano perfetto. Ok, ho capito. Avanti, dillo. E se ruba la croce e se la tiene? No, non lo farebbe mai. Victor Sullivan, parliamo dello stesso Victor. Sì, in passato ha fregato qualcuno, ma non noi. No, non te. Ok, so che tra voi non corre buon sangue. Vuoi dirlo forte? Io mi fido di lui, ok? È uno di famiglia. No, ascolta. Ti chiedo solo di fidarti anche tu. Va bene. Verrà ad aiutarci. Prima o poi. Ok, ma ammetterai che non puoi escludere a priori la possibilità che... Eccolo. Visto? Fiducia. Non sporcare il vestito. Grazie. Ok, siamo al capitolo 6, Chi nasce ladro. Però direi di terminare qua e fare più o meno un capitolo ogni volta. Questo è stato proprio un po' più breve. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto. Se così, lasciate un like, un commento, condite il video, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Saluto a tutti da Vernastro.